Assemblea pubblica ieri del Comitato Battipaglia dice no, rappresentato da Marco Furmio, Nunzio Vitolo e Cucco Petrone. Circa un centinaio di persone hanno preso parte alla riunione nell'auditorium della chiesa di San Gregorio VII di Battipaglia. Nel corso dell'incontro si è parlato di proposte e idee per proseguire la protesta dopo la manifestazione del 23 novembre. Sono stati invitati i sostenitori del comitato e tutti i cittadini di Battipaglia, Eboli e dei paesi limitrofi, contrari al progetto di accogliere altri impianti per il trattamento dei rifiuti nella piana del Sele. L'attenzione adesso è tutta puntata sulla convocazione, prevista oggi questo pomeriggio, in seno alla 7ª Commissione regionale Ambiente dei Sindaci della Piana. Approfondimento sulla questione dei rifiuti nella nostra diretta di oggi alle 16. I microfoni sono aperti anche ai cittadini. In primo luogo noi aspettiamo il responso e le risultanze dell'incontro che si terrà domani in Regione Campania, che è stato convocato, come lei sicuramente saprà, da tutti i sindaci qui del comprensorio. Alla luce delle risultanze e del responso, di cui poi ci renderà, credo, edotta la sindaca domenica mattina un incontro, faremo un punto di sintesi, faremo sinossi e prenderemo le nostre decisioni alla luce anche di quello che ci dicono. Intraprenderemo una strada o un'altra a seconda della risultanza, perché ormai i tempi sono brevissimi e non c'è più tempo di attendere. Quindi siete anche pronti per la linea dura? Siamo pronti a tutto, lo dico anche pubblicamente, con il rischio che mi posso accollare. Siamo pronti a dire no a chi ci vuole calare questa spada di Damocle che abbiamo sulla testa, sulla nostra vita, sulla vita dei nostri figli, sul futuro. Noi, ci tengo a dire, e lo dirò fino alla paranoia dialettica, noi non siamo contro il compost. Il compost è il giusto epilogo di chiusura del ciclo del raccolto differenziato. Noi siamo contro la scellerata politica di concentrazione massima e apicale che esiste qui sul territorio. Perché sentivo prima dire, e ho corretto, il sito di Stir che viene trasformato, il sito di Stir non viene trasformato, il sito di Stir rimane. Al sito di Stir va aggiunto il sito di compostaggio con 36.000 tonnellate, vanno aggiunti i 6 siti privati che già lavorano rifiuti a Battipaglia, vanno aggiunti altri 10 circa che sono autorizzati, pronti a ripartire, va aggiunto il sito di compostaggio di Eboli che ha 20.000/79, qui ci metto il punto interrogativo. Vanno aggiunte le 2 discariche sul Castelluccio e Gradagli che non sono state mai bonificate. È un disastro ambientale. Noi a questo diciamo no, non al compost.